Buonasera ai nostri telespettatori, benvenuti all'appuntamento con Il Fatto. Oggi parliamo di cultura e facciamo il punto sull'attività intensa e felice, fortunata anche in termini di riscontri di pubblico e anche di qualità degli spettacoli del Teatro Marruccino di Chieti. Lo facciamo con il direttore amministrativo Cesare Di Martino. Buonasera. Buonasera a voi. Dottore Di Martino, benvenuto nei nostri studi. Lo facciamo oggi perché sostanzialmente si conclude l'attività delle varie stagioni del Marruccino proprio con gli ultimi spettacoli di maggio e siamo reduci dalla conclusione della bellissima maratona di lettura che si è svolta proprio nel teatro, una non stop dedicata ai temi della pace, della guerra, che ha visto una partecipazione davvero straordinaria, soprattutto di giovani della città e non soltanto, oltre che di tanti intellettuali che hanno aderito alla vostra iniziativa. Intanto iniziamo, direttore, proprio dal bilancio di questa maratona di lettura. Io credo che sia un bilancio positivo. Abbiamo aumentato le ore di lettura, la maratona prima era di 24 ore, adesso è di 50 ore. Abbiamo affrontato un tema difficile, che è quello della guerra, quindi il rapporto con la pace, di come si trasmettono i valori della pace e di quanto importante sia promuovere e sensibilizzare questi temi presso i giovani. È una manifestazione che ha un duplice successo: il primo dal punto di vista dell'accordo di partenariato che presiede alla sua organizzazione. Quest'anno, oltre alla Sovrintendenza dei Beni Culturali e all'Associazione del Giardino delle Pubbliche Letture, è stata coinvolta Bibliars, che è la rete delle biblioteche scolastiche regionali, che è proprio a Chieti la sua presidenza, e in questa occasione abbiamo avuto l'opportunità di coinvolgere tantissimi giovani che hanno potuto esprimere la loro idea di pace, hanno potuto scegliere uno dei testi. E la cosa importante, credo, da sottolineare sia anche quella che la stessa scelta dei testi che sono stati proposti al pubblico sia avvenuta con il concorso dei giovani, giovani e giovanissimi, che hanno scelto alcune soluzioni rispetto ad altre perché ritenevano che potessero interessare il loro target. Quindi il rapporto tra giovani e giovani è stato curato direttamente da loro. Ed è importante sottolineare che tutta la manifestazione comunque si regge sul volontariato. Abbiamo gli esponenti del Giardino delle Pubbliche Letture, gli esponenti della scuola, della sovrintendenza e quelli del teatro, mi riferisco al personale, alle maschere dei sali, agli altri volontari che hanno voluto onorarci della loro presenza sostenendo due notti, quindi anche un turno diciamo, di lavoro faticoso in termini orari. Ecco, questo nasce da un'idea di teatro che non sia soltanto contenitore di spettacoli, ma luogo di cultura viva della città di giorno e di notte. Non è la prima volta che ciò avviene nel corso anche di questa stagione. Ovviamente mi riferisco alla manifestazione che abbiamo avuto qualche mese fa. Non è la prima volta e mi auguro non sia neanche l'ultima. Noi abbiamo inteso dimostrare che il teatro è un contenitore di cultura dove tutti possono accedere, non solo per la fruizione dello spettacolo dal vivo, ma dove tutti possono in qualche modo rappresentare la loro capacità artistica. E la maratona di lettura, diciamo, segue l'orientamento di Amami Teatro, che è la nostra manifestazione che qualifica l'apertura del teatro, si sforza di sostenere davvero l'inclusività dei creatori culturali, l'inclusività delle associazioni, l'inclusività degli artisti, perché ricordiamo che anche Amami Teatro è una manifestazione fondata sulla volontarietà, quindi non c'è pagamento da parte del pubblico, ma non ci sono onorari per gli artisti. Questo significa che 500 artisti, stavolta 500 lettori, ma poi 500 artisti vengono a Chieti a dare il loro contributo all'ideale di teatro, sostenendo il teatro, sostenendo i valori che il teatro trasmette. Molte volte parliamo di teatro come se volessimo quasi raccogliere l'eredità di qualcuno che in passato ha scritto un'opera o ha scritto un testo importante. Il teatro è questo, ma non è solo questo, perché il teatro è la grande occasione di parlare di temi attuali, contemporanei, temi importanti che noi abbiamo sostenuto sicuramente con la maratona di lettura, sosterremo con Amami di Teatro, ma abbiamo sostenuto con un'altra rassegna che mi piace citare, che è la rassegna di teatro sociale e giuridico,
con il quale abbiamo affrontato temi importanti alla presenza dei testimonial. Ricordo uno per tutti: la violenza di genere, il cyberbullismo e tutti quelli che diciamo, in questo momento purtroppo rappresentano delle emergenze contemporanee. E speriamo di ripetere anche questa rassegna, includendo stavolta i temi del lavoro, i temi dell'ambiente, con alcune sorprese del pubblico. Ecco, a proposito di bilanci, andiamo settore per settore, ovviamente in maniera rapida, a partire dal fiore all'occhiello, che è quella della stagione, che è quello della stagione lirica, Teatro Lirico d'Abruzzo, un 2023-24 che ha portato qualche produzione anche in più rispetto al tradizionale assetto delle tre opere, Verdi, Rossini e Puccini. C'è stata questa produzione, ecco, tanto per dirne una che probabilmente è la più significativa, del Trovatore, che vi ha visto protagonisti appunto anche nella fase di produzione dell'opera, che ha avuto uno straordinario successo anche nella critica nazionale della lirica. Ecco, questo diciamo ha rappresentato anche un forte salto di qualità, anche perché l'utilizzo tecnico del teatro per la bravura di un light designer, che è stato davvero straordinario, ha reso questa sensazione di un'opera molto difficile da rendere davvero da grande produzione per un teatro come il Marruccino. Io credo che diciamo, questo spunto sia diciamo, un collegamento ideale con quanto dicevo prima. Direi che il Trovatore, per la parte tecnica, quindi l'utilizzo delle nuove tecnologie nello spettacolo dal vivo, e la Tosca per la promozione e la salvaguardia della tutela dell'ambiente, credo siano due momenti culturali che abbiano saputo trasmettere questi valori di cui si parlava prima. E la stessa scelta della tecnologia, così come dell'ambiente, rappresentano, oltre alla veicolazione di un messaggio contemporaneo, anche la modalità di rilettura di grandi pagine dello spettacolo dal vivo. Quindi rileggere Verdi in questo modo e rileggere Puccini, perché Puccini rappresenta, come sapete, il motivo, il trait d'union del triennio della nostra programmazione triennale, che si concluderà quest'anno con la Bohème. Rappresentano diciamo così, uno sforzo culturale importante. Il rischio culturale che soprasiede o diciamo così, sottostà a questo tentativo di includere nello spettacolo dal vivo le nuove tecnologie è stato, credo, brillantemente superato. Quindi abbiamo avuto un riscontro, come lei diceva, di critica e soprattutto di pubblico, perché ricordiamo che la lirica quest'anno fortunatamente ha abbattuto ancora una volta il suo record, sia in termini di presenze che in termini di incassi. Questo significa che il Teatro Marruccino si consolida come operatore culturale con una vocazione lirica importante. E poi si va sempre più verso la sperimentazione, la sinergia con altre realtà, mi riferisco per esempio alla Serva Padrona, il Servo Padrone, con i giovani cantanti della Scuola del Teatro di Bologna, un'esperienza davvero stimolante. Poi nel futuro il Teatro Marruccino che tipo di collaborazioni sta attivando proprio per avere produzioni originali? Abbiamo già annunciato la Bohème, ci sarà qualcosa di nuovo e di interessante che possiamo già dire sulla prossima stagione? Ma la prossima stagione avremo di nuovo quattro opere: Bastiano e Bastiana per omaggiare Mozart, che sarà la prima che introdurremo a settembre, ci sarà Bohème che chiude il trittico pucciniano in onore della ricorrenza del centenario della morte di Puccini, ci saranno poi altre due opere che abbiamo messo insieme, che è Pagliacci di Leon Cavallo e Gianni Schicchi, anche qui diciamo così con una traccia pucciniana, per concludere con la Cenerentola, che è comunemente riconosciuta diciamo, l'opera principale del Teatro Marruccino, o meglio l'opera che identifica la storia del Teatro Marruccino, perché all'apertura e alla riapertura del 72 la Cenerentola è stata considerata come opera da rappresentare. Questo lo abbiamo fatto anche nel 2017 in occasione dell'avvio delle celebrazioni del bicentenario. Le novità importanti sono le collaborazioni. Noi chiudiamo quest'anno con Puccini, che è stato diciamo così,
il leitmotiv della nostra programmazione con il Festival Pucciniano di Torre del Lago, quindi è stata una collaborazione fruttuosa sia in termini di, diciamo, di scelta degli operatori culturali, sia in termini di scelta del cast, dei registi, dei direttori, ma soprattutto in termini di scelta di tecnologie, di scenografie, quindi di allestimento. Quindi i nuovi allestimenti del Teatro Marrucino sono nati in collaborazione con i teatri importanti e anche quest'anno consolideremo il nostro rapporto di collaborazione con il Festival Pucciniano e apriremo la collaborazione con il Maggio Fiorentino, con il Teatro di Verona e con altre importanti realtà del panorama nazionale. Vorrei sottolineare pure che noi guardiamo fuori dall'Abruzzo rispetto a grandi realtà, ma guardiamo moltissimo all'Abruzzo, sia in termini di scelta del cast, perché introduciamo ogni anno, e questo è un lavoro che il nostro direttore artistico Giuliano Mazzoccante svolge, credo, in modo eccellente, introduciamo sia nuovi artisti nel cast, quindi parlo di persone che abruzzesi, che tra l'altro si affermano dopo la presenza al Marrucino o fanno ritorno al Marrucino. Dico qualcuno che sta lavorando oggi su importanti produzioni al Teatro Reggio di Parma. Guardiamo all'interno dell'Abruzzo anche scelte musicali. Vorrei ricordare la collaborazione ormai, vorrei dire, istituzionalizzata con l'Orchestra Sinfonica Abruzzese, che garantisce la presenza in due opere. Quest'anno per la prima volta avremo anche Colibrì di Pescara, quindi avremo un'altra orchestra abruzzese e poi manteniamo, come se fosse un filo ideale per la capitale della cultura, il nostro rapporto con l'Orchestra Rossini di Pesaro, sì, che ormai si è consolidato. Bene anche la stagione nei numeri e nei riscontri dei concerti, della prosa, del teatro dialettale, insomma, che danno l'idea anche di una qualità dell'offerta da parte dei direttori artistici che evidentemente ha funzionato. Rapidamente, in sintesi. La presenza di una stagione di prosa importante, anche questa stagione da record per abbonamenti, per presenze, per critica, perché bisogna raccogliere positivamente anche la critica in questi spettacoli, la presenza di tante persone anche al teatro dialettale, quindi diciamo il vernacolo che resiste dentro un teatro di tradizione ritmica, quindi che coniuga, e la presenza di teatro ragazzi purtroppo solo in parte, perché quello è un obiettivo che intendiamo migliorare insieme al ritorno dell'operetta, rappresentano di fatto il contenuto della diversificazione, quindi la programmazione che diventa espressione di tanti segmenti artistici e quindi davvero un'offerta culturale plurima. Questo però va considerato soprattutto in relazione alle disponibilità di bilancio. Certo. Io di questo volevo parlare negli ultimi due minuti che ci restano, proprio perché sappiamo tutti qual è la situazione del Comune di Chieti. Allora, si può garantire un futuro all'altezza del presente e del passato per il Teatro Marrucino in questo contesto? Sono 12 anni che il teatro è in pareggio, quindi rispetta i vincoli normativi del pareggio. Questo però non significa che non abbiamo bisogno di risorse. Se in una prima fase c'è stato un periodo di riqualificazione, di recupero, di consolidamento, adesso credo che sia giunto il tempo dello sviluppo. E lo sviluppo implica la presenza di tanti soggetti e soprattutto la possibilità di avere un riferimento economico certo nei tempi e importante nella parte dei numeri. Qui è evidente che devono concorrere i soggetti istituzionali come il Comune e la Regione. Il Comune in quanto proprietario, che nonostante la situazione finanziaria molto difficile che conosciamo, è un comune in dissesto, per ora ha garantito sempre le risorse al Teatro Marrucino, e la Regione Abruzzo, che a sua volta si è impegnata rispetto al Teatro Marrucino per tanti anni. Ora abbiamo già chiesto più volte e stiamo cercando di lavorare per formalizzare un provvedimento che garantisca, ripeto, un aumento delle risorse che è assolutamente necessario, ma soprattutto garantisca anche i tempi di erogazione delle risorse. Avere coscienza di quante risorse abbiamo per la programmazione significa programmare meglio, spendere meno e soprattutto garantire la continuità della struttura. È giusto, perché insomma il suo lavoro per la prossima stagione è già iniziato, anzi è stato avanzato, serve confermare date, presenze e qualità
che non mancherà sicuramente per la stagione 2024 fino al 2025. Grazie Cesare Di Martino. Grazie a voi. Grazie, grazie a ai nostri telespettatori. Lunga vita al Marruccino, teatro lirico d'Abruzzo, è una delle realtà culturali più importanti dell'intero centro Italia. Grazie, arrivederci.